motivi è che abbiamo notato che di questo tema secondo noi non si parla abbastanza. Non se ne parla abbastanza anche e soprattutto nei programmi scolastici, e questo l'ho vissuto sulla mia pelle, nel senso che la storia coloniale italiana all'interno dei programmi scolastici viene completamente ignorata e quasi censurata. E oserei dire che sono davvero pochi i modi in cui una persona può approfondire questo tema, appunto il colonialismo italiano, o diciamo coltivando un interesse personale attraverso la lettura di testi specifici, divulgativi sulla materia, oppure forse faccio una sponsorizzazione frequentando il corso di laurea magistrale di studi dell'Africa e dell'Asia all'Università di Pavia, di cui è appunto coordinatore il professor Corone. Per parlare di questo tema abbiamo voluto invitare due relatori esperti, il professor Antonio Morone, che è docente di storia dell'Africa mediterranea orientale presso l'Università di Pavia, e la dottoressa Federica Ferrero, che è dottoranda in storia dell'Africa. Abbiamo detto che il colonialismo italiano è un tema di cui si parla troppo poco, ma che pure fa parte e ricopre una parte importante della nostra storia. Perché se ne parla poco? Io cerco di fare qualche riflessione su questo. Se ne parla poco perché purtroppo è un tema ancora oggi considerato scomodo, e se ne parla poco perché dopo la caduta del fascismo, questa è anche una colpa forse della nostra Repubblica, si è voluta instaurare una narrazione, quella del bravo italiano e del cattivo tedesco, che aveva come obiettivo quello di riabilitare la nostra immagine in quanto italiani dopo 20 anni di crimini e di brutalità, anche coloniali, compiute dal regime fascista. La verità, tuttavia, è un'altra. E la narrazione degli italiani brava gente è soltanto un falso mito che le classi dominanti ci hanno raccontato dalla caduta del fascismo in poi. La verità è che il regime fascista fu un regime imperialista, criminale, razzista e coloniale, e al pari della Francia e della Gran Bretagna l'Italia fu, seppur in misura ridotta, una potenza coloniale. E l'esercito italiano si macchiò in quel contesto di indicibili crimini ai danni delle popolazioni dei paesi colonizzati. In Etiopia, ma così come anche in Libia e nelle altre colonie italiane, furono ad esempio utilizzate armi chimiche e gas vietati dalla Convenzione di Ginevra ai danni delle popolazioni locali. In particolare stasera abbiamo voluto non solo trattare della storia del colonialismo italiano, quindi ripercorrendo anche quello che è tutto un processo, ma analizzare anche quella che è la complessità della società etiope e del contesto storico entro cui tutto questo avvenne. E perché proprio il colonialismo italiano in Etiopia? Perché nel febbraio del 1937, quindi nel 1937, esattamente 85 anni fa, fu perpetrato uno dei più drammatici episodi crimini della storia coloniale italiana, che fu la strage di Addis Abeba, di cui poi magari accenneranno maggiormente i nostri relatori. Comunque fu un attentato, o meglio un atto, cioè avvenne in seguito a un atto di resistenza compiuto dalla popolazione etiope ai danni del governatore fascista dell'Etiopia, Rodolfo Graziani, e in seguito a questo episodio fu messa in atto dall'esercito italiano una vera e propria repressione nei confronti della popolazione locale, che durò anche alcuni giorni. Nello stesso anno ci fu un altro episodio nel mese di maggio in cui i soldati italiani rasero al suolo il monastero copto di Debre Libano, uccidendo tutti quanti al suo interno. E quindi noi siamo qui anche per dire che oggi non bisogna avere paura di dire che l'esercito italiano in quel contesto non si è assolutamente comportato in maniera gloriosa, come magari vuole esaltare la storiografia, ma si è in realtà
macchiato di sangue in molte situazioni. E purtroppo è scomodo ancora oggi parlarne, evidentemente, perché negli anni '80 esce un film, in questo caso sulla resistenza libica contro l'esercito invasore coloniale italiano, dal titolo Il leone del deserto, film che vede appunto un cast internazionale stellato, tra cui anche faceva parte Anthony Quinn, che racconta un po' la storia della resistenza libica, in cui i cattivi appunto siamo noi in quanto italiani. E questo film fu censurato dal governo Andreotti negli anni '80 e rimane tuttora censurato, anche se in realtà si può trovare benissimo su internet, perché all'epoca e ancora oggi è ritenuto lesivo dall'onore dell'esercito italiano. Il regime fascista, quindi, noi lo diciamo forte e chiaro, fu un regime brutale tanto quanto lo fu il regime nazista in Germania, e non ha fatto assolutamente nulla di buono per il nostro paese. Non è vero, come dice qualcuno, come racconta qualcuno, che il regime fascista fu in parte diverso o che diventò razzista solo dal 1938, quando adottò le leggi razziali. È ben noto in realtà, o comunque dovrebbe esserlo, che il regime fascista fu razzista fin da subito e portò l'Italia in guerra ben molti anni prima rispetto alla Seconda Guerra Mondiale, appunto cominciando con la guerra in Etiopia nel 1935. Con questa conferenza di stasera quindi noi vogliamo parlare, forse per la prima volta mortale, questo non lo posso dire, del colonialismo italiano in Etiopia, squarciare, diciamo, un muro di gomma, un muro di silenzio che purtroppo si erge davanti a noi da tantissimi e da troppi anni, forse. Lo spunto di partenza dell'incontro di stasera è il libro Gli ultimi ascari d'Italia, scritto dal professor Morone, e che l'autore ha anche portato con sé. Quindi consigliamo caldamente. Appunto, appena finito di dire Massimiliano, stasera siamo qui con il professor Antonio Morone per presentare il suo ultimo libro, Gli ultimi ascari d'Italia, il colonialismo repubblicano, le migrazioni dall'Africa e le discriminazioni razziali. E Antonio e io abbiamo pensato di strutturare, insomma, questo intervento in una serie di domande che io appunto porrò e a cui lui ci darà una risposta. E la prima domanda, partendo appunto dal titolo del libro, è proprio un po' capire chi erano questi ascari e quale fu il loro ruolo all'interno di quello che è stato il sistema coloniale italiano. Grazie, e mi unisco anch'io ai ringraziamenti. Ovviamente mi fa molto piacere essere qua. Io, insomma, sono di Rovio, quindi posso dire di essere a casa, molto cara. E ovviamente un grazie alla sezione Anti di Mortara, un grazie a Massimiliano, che ovviamente mi ha fatto molto piacere quando ho ricevuto l'invito, perché ovviamente arriva da uno studente di scienze politiche, quindi, come dire, è doppiamente gradito, perché appunto, come dire, chi studia le scienze politiche ovviamente giustamente e legittimamente, come dire, da studente e come studente attento, porta all'attenzione del contesto in cui vive e opera ovviamente una serie di questioni che evidentemente ha, come dire, ascoltato, o forse, come diceva lo stesso Massimiliano, non ha molto ascoltato nel suo percorso di studi, forse anche in università, tutto sommato, per adesso. E quindi ovvio che questo invito mi rende particolarmente felice per questi due motivi, insomma, parlare a Mortara e ovviamente parlare di qualcosa di cui, come spesso si diceva, non si parla molto. E sicuramente il tema degli ascari è un tema raccolto in questo volume, che ha un po' il senso di dire una serie di cose sul colonialismo italiano usando come strumento, come in filigrana appunto questo tema degli ascari. Chi sono gli ascari? Gli ascari furono sostanzialmente soldati africani, cioè africani che parteciparono a
quello che era l'esercito coloniale, soldati, quindi africani che sostanzialmente furono arruolati nell'esercito coloniale, in quelle che erano definite regie truppe coloniali, da non confondere con l'esercito italiano in senso proprio, nel senso che gli Ascari fanno parte di quello che è l'esercito italiano in Africa, e infatti in realtà gli Ascari non operarono mai in tutta la storia italiana sul territorio nazionale in Italia. E diciamo, venendo, come dire, raccogliendo un po' quello che era anche l'introduzione di Massimiliano, c'è ovviamente questa narrazione rispetto a una presunta bontà o comunque positività del colonialismo italiano, e quindi in effetti quando si parla di colonialismo italiano ed eventualmente di Ascari o truppi coloniali si parla del loro ardore, del loro, come dire, del loro essere bravi militari, diciamo così, e però paradossalmente si nasconde la guerra, cioè non si parla mai delle guerre del colonialismo, si parla dei soldati senza parlare delle guerre. Probabilmente proprio così, a livello impressionistico, proprio solo per, come dire, un po' aprire al tema, probabilmente è bene ricordare che se da un lato non si parla mai di guerre coloniali, dall'altro, guardando proprio semplicemente alla cronologia, l'Italia fa esattamente queste guerre. Dal 1885 al 1896, prima guerra italo-etiopica. Dal 1911 al 1932, guerra per la Libia. Dal 1925 al 1927, guerra per l'unificazione della colonia somala. Dal 1935 al 1940, seconda guerra italo-etiopica. Ora, non sto a ripetere le date, ma è solo per dire che se uno mette in fila queste date si accorge subito che gli anni in cui l'Italia non fa guerra sono una manciata di anni, cioè sostanzialmente l'Italia fa sempre guerra in colonie, nelle diverse colonie, ovviamente non sempre nello stesso posto, mentre la guerra coloniale gira per le colonie. E però allora capite come mai gli Ascari siano così importanti e rilevanti nel sistema coloniale italiano. Ovviamente un Ascari era molto più economico, perché a livello di stipendio costava molto meno, e perché ovviamente se, diciamo, perdeva la vita o comunque veniva ferito un Ascari, ovviamente il costo politico di quella vita evidentemente era molto inferiore, comunque molto più accettabile rispetto a quello di un soldato italiano in senso proprio.